Benvenuti all'Italia che non va, amici di Pavia 1 TV. Questa settimana abbiamo trascorso momenti di tensione, soprattutto in piazza, dagli ambulanti a coloro che insomma faticano ad arrivare a fine mese a fronte di tutte le restrizioni che ormai stiamo portando avanti da più tempo. Abbiamo vissuto la svolta del Premier Draghi, che ha aperto di fatto l'Italia, anche se in maniera graduale. E solo per chi può garantire posti all'aperto, vedi i ristoranti, i bar, a partire dal 26 di aprile. Abbiamo assistito a lunghe code per i vaccini, anche all'Hauser di Voghera, piuttosto che vi abbiamo mostrato in notizie, nei nostri incontri informativi, nelle nostre notizie delle breaking news, anche in zona Baggio a Milano. Insomma, situazioni davvero difficili che hanno portato tanti over 80, tante persone anziane in coda, anche sotto la pioggia di questi giorni, per una confusione che si è venuta a creare tra il portale vecchio di Regione Lombardia, che era quello di Aria, e il portale nuovo delle prenotazioni. Questa volta fortunatamente funziona quello di Poste, però ci sono stati alcuni giorni in cui il sistema è andato davvero in tilt, creando sovrapposizioni, tanta tensione e tante code fino a sera per portare a termine queste benedette vaccinazioni. E poi anche le vaccinazioni che fanno discutere, da una parte i Novax, quelli purtroppo ci sono sempre a creare tanti dissapori, tanti malumori e tanta apprensione. L'apprensione è arrivata anche dal modo con il quale è stata gestita la comunicazione per AstraZeneca prima e per Johnson & Johnson adesso, tanto che in attesa del pronunciamento da parte dell'EMA siamo costretti a dover affidarci a un carico in più da parte di Pfizer o di Moderna per riuscire a ottemperare a tutte le persone anziane, tutti i bisogni delle persone anziane, tutti i bisogni delle persone fragili, quindi anche disabili, che attendono da tanto, troppo tempo di essere vaccinate, di essere messe in sicurezza per evitare appunto di finire in ospedale in condizioni gravi nel caso dovessero essere attaccati appunto da questo Covid che davvero fa ancora paura per la variante inglese. Ma adesso è tempo appunto di guardare al futuro, e il futuro che si proietta è senza dubbio, diciamo, come mezzo bicchiere pieno e mezzo bicchiere vuoto. Noi dobbiamo cercare di guardare sempre il mezzo bicchiere pieno, e l'ha fatto anche il Premier Draghi. Andiamo subito a vedere anzitutto le notizie che sono arrivate, ecco, oggi dal Corriere della Sera. In arrivo 400.000 dosi di Moderna, e in Sicilia quadruplicate le vaccinazioni di AstraZeneca. Queste sono sicuramente delle buone notizie. Però ci sono anche coloro che vivono ancora situazioni pesanti come la Puglia, perché mancano i volontari per le vaccinazioni. Volontari si intende tra medici, infermieri, assistenti sanitari e altro personale ospedaliero. C'è il ministro Speranza che dice: accelereremo ancora con le vaccinazioni. Abbiamo somministrato ieri, è stato anche il record, direi, fino a questo momento, 350.000 dosi di vaccino. Bisogna andare oltre. È vero, bisogna ringraziare ostetriche, ostetrici, biologi, tecnici sanitari di radiologia medica, professioni sanitarie tecniche, riabilitazione, prevenzione, coloro che hanno sottoscritto con governo e regioni l'intesa per partecipare alla campagna di vaccinazioni, ma bisogna fare di più. Anzitutto, prima bisogna avere questi vaccini in casa, e appunto adesso abbiamo questa assicurazione che arriva da Moderna, che ci darà 400.000 dosi. Arriveranno proprio nella serata di oggi a Pratica di Mare, e poi verranno distribuiti tra le varie regioni a partire da domani. Quadruplicate le dosi anche in Sicilia, vaccini senza prenotazione. Però attenzione, i vaccini senza prenotazione hanno creato parecchio caos in Lombardia nei giorni scorsi. Abbiamo anche il direttore di microbiologia e virologia dell'Università di Padova, che commenta le riaperture annunciate ieri dal Premier Draghi. Il professor Crisanti dice: con una situazione di contagio elevato, pensare alle riaperture vuol dire che tra un mese avremo un aumento dei casi di Covid-19 e l'estate sarà a rischio e dovremmo richiudere. Certo, speriamo sicuramente di no, però quello che ha detto oggi Crisanti è stato condiviso anche ieri sera dalla professor Galli del Sacco di Milano, da Lilli Gruber a 8 e mezzo. Andiamo a risentire proprio la precisa domanda, perché
che ha fatto Lily Gruber al professor Galli, che ha mostrato parecchi dubbi su queste riaperture. Professor Galli, Draghi dice che riaprire lunedì 26 aprile si può perché il rischio è calcolato, ragionato e perché i dati sono in miglioramento. Oggi, ricordiamolo però, siamo a quasi 16.000 nuovi contagi e 429 morti. È un rischio calcolato? Colato male, nel senso che abbia pazienza. Abbiamo ancora più di 500.000 ufficiali casi di infezione in atto, quindi di persone positive per l'infezione in questo paese, che vuol dire averne il doppio, sa, nel senso che oggettivamente non possono che essere molte più di così, quelle che ci sono sfuggite sono sicuramente molte. Alla fine del lockdown di maggio scorso ce n'erano meno di 100.000 ufficiali, anche se anche allora non erano meno di 400-500.000. Abbiamo fatto 23 dosi e mezzo per 100 abitanti di vaccino, abbiamo ancora un'importantissima parte di settantenni, ottantenni e novantenni che non sono ancora vaccinati. Rispetto a un paese come la Gran Bretagna, che ha chiuso per un periodo lungo e molto significativo e molto duramente, beh, insomma, loro credo che abbiano circa 41 milioni di dosi fatte per 60 dosi per 100 abitanti. È una situazione diversa, eppure mi pare che Boris Johnson, che non è certo un non conservatore, ha espresso in modo molto chiaro che riaprire lo fanno per le necessità di tipo economico, ma già nella loro situazione prevede casi, morti, difficoltà. Ma il sistema dei colori non ha funzionato, ma è evidente che non ha funzionato. Guardate soltanto l'esempio della Sardegna. E questo credo basti. Ecco, la Sardegna, ricordiamolo, proprio oggi, Galli, lo stesso Fauci. Ricordiamo, la Sardegna è passata in 3 settimane da zona bianca a zona rossissima, quindi dal bianco al rosso profondo. Però senta, professor Galli, poi mi dice cosa ha detto il professor Fauci in America. Che non siamo ancora a posto. Ecco, non siamo ancora a posto, però lei sta dicendo in sostanza che il rischio non è calcolato e che quindi stiamo rischiando che cosa esattamente con queste riaperture? Perché prima di cominciare la puntata lei mi ha detto: ma mi tremano le ginocchia il pensiero che adesso si riapre tutto. Per una riapertura così precoce, anche se per molti è un disastro continuare a rimanere chiuse, questo lo capisco benissimo, ma in una condizione di questo genere sembra abbastanza scontato che invece di continuare a vedere la flessione che è appena accennata, finiremo per avere a breve distanza il processo esattamente opposto. A meno che si riesca veramente a vaccinare a tamburo battente così tanta gente da metterci in una situazione di reale sicurezza. Ma visto che non mi pare questo in questo momento il caso, e visto che un po' tutti, anche i governi, ci hanno messo del loro nel mettere probabilmente in un angolo in grande difficoltà la possibilità di utilizzo di determinati vaccini, cosa volete che vi dica? Rimango, ahimè, in allerta e in grande preoccupazione. Come le dicevo prima, se... E allora, le titubanze del professor Galli che abbiamo visto appunto da 8:30 di ieri sera e fanno il paio appunto con quello che dice il professor Crisanti. Riproporre le zone gialle, quelle arancioni e rosse, continuare con un sistema infernale della dimostrazione che in un anno non si è trovata un'alternativa efficace, non si sono costruiti strumenti adeguati per contenere l'epidemia, siamo sempre lì con oscillazioni tra zone gialle e arancioni, nelle prime si apre e il contagio aumenta.
Ecco qui la prima Italia che non va, cioè il sistema di comunicazione. Da una parte il governo Draghi che fa un cambio di rotta, dall'altra questi esperti che invece lo bocciano palesemente, e i cittadini a questo punto si trovano in mezzo al guado. Da una parte le aperture dicono finalmente allora vuol dire che le cose funzionano meglio, dall'altra questi esperti che dicono qui si dà tutti fuori di testa, non è possibile riaprire perché i contagi adesso aumenteranno, quest'estate saremo costretti a chiudere tutti. Non si fa così la comunicazione, questo lo ripeto fin dall'inizio, bisogna creare delle certezze. La gente, è vero, dare delle aspettative sbagliate è sbagliato, ma ha bisogno di rassicurazioni, e non sono questi esperti che vanno in televisione a qualsiasi ora del giorno e della notte che ci danno queste rassicurazioni. Anzi, molto spesso siamo andati male proprio perché la gente adesso è diffidente dal vaccino, guarda quella comunicazione che hanno creato per esempio con AstraZeneca e Johnson & Johnson, completamente sbagliata, e adesso se abbiamo tanta gente che sa linea Novax dobbiamo ringraziare proprio queste persone che vanno in televisione a dire esattamente il contrario di quello che fa il governo, di quello che fa il Premier, come se fossero due enti completamente staccati, e questo è sbagliatissimo. Come è sbagliatissimo dire appunto che ci sono queste trombosi, perché i nuovi dati sulle trombosi rare in Francia non devono preoccupare, perché l'autorità del farmaco francese ha segnalato 5 casi di trombosi in uomini anziani su milioni di vaccinazioni. Per gli esperti è un fatto normale, e pesa anche il dato statistico. Prima il vaccino era dato solo a minori di 60 anni, adesso a maggiori di 60 anni. Perché i dati quindi sugli uomini anziani non devono preoccupare. Si aggiungono i dati sugli affetti avversi rari, fatto normale che il meccanismo autoimmune si possa manifestare anche in persone di maggiore età, pesa anche il dato statistico, prima appunto il vaccino era dato solo a minori di 60 anni, adesso solo a maggiori. Quindi di fatto l'agenzia del farmaco francese ha segnalato ieri un aggiornamento di queste reazioni avverse al vaccino da AstraZeneca, che comprendono tra il 2 e l'8 aprile 9 nuovi casi di trombosi atipiche e 2 casi di disturbi della coagulazione associati al vaccino, con altri 4 decessi. In tutto si è arrivati in Francia a 23 casi, di cui 8 decessi, su più di, guardate qui, 2.725.000 iniezioni di AstraZeneca. Le autorità sanitarie hanno sottolineato che i 9 nuovi casi di trombosi rara riguardano persone che presentano un profilo diverso da quello dei casi dichiarati in precedenza. L'età dei pazienti è più alta, ci sono 4 donne e 5 uomini, con età media di 62 anni, scrive l'agenzia. In Francia, dal 19 marzo, il vaccino AstraZeneca non viene più somministrato a soggetti d'età inferiore ai 55 anni. Questa categoria di persone riceverà una seconda dose di vaccino anti-Covid con il prodotto Pfizer-BioNTech o quello di Moderna. Allora mi chiedo, ma non possiamo farlo in tutta Europa così? Ma perché la Francia deve andare per suo conto? Perché la Germania deve andare per proprio conto? Perché l'Italia deve andare per proprio conto? L'EMA dovrebbe pronunciarsi, ma il pronunciamento che fa l'EMA, visto che è l'ente che sovrintende alla diffusione dei farmaci, e farmaci ovviamente che devono guarire, non far morire le persone, sia chiaro, in tutta Europa, ecco, allora la regola deve valere per tutti, non solo per la Francia, non solo per l'Italia, non solo per la Germania. Qua la Francia ha dimostrato, insomma, di sapere cambiare strategia in corsa. Perché? Perché non si può dare, ripeto io, quell'informazione che poi porta molte persone a dire no, rinuncio, perché se mi fate AstraZeneca mi fate morire. È una cosa veramente da delirio, quando il vaccino si sa porta solo dei benefici alla popolazione. In questo momento fa più guarire, molto più guarire che morire. A proposito, guardiamo i morti anche di oggi, il bollettino di oggi, 17 aprile, 15.370 nuovi casi e 310 morti. Non va ancora proprio bene, però diciamo che siamo a un livello più accettabile rispetto ai 500 morti, insomma, di pochi giorni fa. E allora ecco perché mi interessa questo discorso appunto dei vaccini e dei Novax. E adesso andiamo a vedere gli infermieri in piazza, che cosa hanno fatto ieri in Piazza del Popolo a Roma. Gli infermieri, cioè coloro che dovrebbero dare il buon esempio, perché stanno a diretto contatto con la popolazione anziana, con la popolazione fragile, che se la sono presa con il governo perché ha messo obbligatorio il fatto che loro
debbono vaccinarsi se non vogliono essere cambiati di ruolo o demansionati o sospesi sino alla fine dell'anno, e quindi di fatto anche la sospensione dello stipendio. Guardate qui da Sky TG24 che cosa hanno fatto ieri in piazza. Che guardano sempre la televisione, terrorizzati, impauriti. Io perché parlo con la mia famiglia, quindi questa paura, questo terrore glielo tolto dal cervello. È una cosa di cui dobbiamo prendere atto. Non si tratta né di complottismo, né di Novax, né di Simax, né di Fiat. Fatevi togliere le etichette da dosso. Toglietevi le etichette da dosso! E questo era appunto Sky TG24 a Roma, ha testimoniato proprio gli infermieri in piazza contro l'obbligo del vaccino. Poi in piazza purtroppo abbiamo assistito in questi giorni anche a delle scene davvero terrificanti, persone ammassate in fila, abbiamo fatto con Pavia 1 Live e con il nostro Emanuele Bottiroli la fila l'altra sera all'Hauser di Voghera, ancora alle 8 di sera c'era gente che doveva vaccinarsi, che attendeva da ore sotto la pioggia in molti casi, perché nei giorni scorsi pioveva anche, ma tutto il mondo è paese. Possiamo vedere, abbiamo visto il caso di Milano, adesso vediamo il caso di Napoli, dove addirittura per contingentare gli ingressi sono stati temporaneamente chiusi i cancelli, è stato anche necessario l'intervento dei carabinieri. Scene che nel nostro paese davvero sono di ordinaria follia, il tutto per farsi iniettare un vaccino. Immagini che sono davvero quasi incommentabili, perché al di là della calca che vedete, quindi la distanza, lì viene, cioè, le norme di sicurezza, a un metro di distanza, mascherine, vabbè, sotto il naso, questo succede a Napoli, succede in tanti paesi purtroppo d'Italia, abbiamo assistito anche a Voghera proprio nei giorni scorsi. Vedete qui, caos, doppia prenotazione, titolava la provincia pavese, all'Hauser folla di over 75 in coda per il vaccino, e la causa era proprio questi, registrati con Aria, il sistema portale Aria delle prenotazioni e delle vaccinazioni, che è stato messo in pensione perché non funzionava, e con Poste, quello attuale, che invece funziona, ma purtroppo chi si è iscritto a Aria non riusciva a iscriversi anche con Poste, e allora l'assessore al welfare regionale Moratti ha detto: beh, presentatevi ugualmente a questi centri vaccinali e vi vaccineranno ugualmente anche, e spiegate appunto il motivo che voi non potete iscrivervi a Poste, ma andate lì anche senza prenotazione e vi vaccineranno. Questa gente è andata lì, convocata da una parte con Aria per quel giorno, con Poste per quel giorno, quelli di Aria invece non avevano la possibilità più di prenotarsi, si sono presentati lì ugualmente, guardate qui le lunghe attese, ma alla fine iniezioni per tutti, 560 in lista,
aggiungiamo noi, siamo stati lì fino alle 10 della sera, alle 11 della sera, c'era ancora gente lì in coda dal mattino. Quindi si accavallano le prenotazioni fatte in precedenza sul portale Aria di Regione Lombardia con quelle successive fatte con Poste Italiane. Solo in tarda serata tutti i 560 anziani che si erano presentati all'Hauser sono stati regolarmente vaccinati con un tour de force da parte dei medici iniziato lunedì mattina alle 8. Davvero disguidi a gogo e molti anziani hanno dovuto trascorrere ore sotto la pioggia rischiando anche di creare assembramenti. Questa la situazione. Poi c'è anche quello che è successo e ve lo facciamo vedere a Malpensa, che è un po' una situazione simile a quella che abbiamo visto a Napoli, anche se meno esagitata. Mia madre disabile fuori al freddo un'ora è la testimonianza che arriva da questa signora che è stata intervistata dai giornalisti del Fatto Quotidiano. Tante code per completare tutta la vaccinazione agli over 80, un sistema di organizzazione che ha fatto falle ovunque, anche in Lombardia, non solo a Napoli, ed è bene, e lo facciamo noi l'Italia che non va, mettere in luce anche queste cose, nella regione che si professa davvero la più avanti d'Italia, il motore economico d'Italia, la sanità modello d'Italia. Ecco qui la sanità modello d'Italia. Vedete, sicuramente più composti rispetto a Napoli. Ma siete tutti con l'appuntamento, però... c'è qualcuno che senza appuntamento? Tutti con l'appuntamento. Perché queste sono persone disabili che dovevano essere vaccinate a domicilio perché non allettate l'abbiamo portata, ma fuori un'ora per aspettare, un gran casino per parcheggiare e tutto, mal organizzato, mentre dentro non posso dire niente. Ma ha dovuto aspettare fuori al freddo? Sì. Ma doveva essere vaccinata a casa a domicilio, sua mamma? Sì. E invece è stato, no, perché la mamma non è completamente allettata, ci hanno fatto venire qua con appuntamento che è slittato di un'ora. Da quanto tempo quindi è qua? Quindi noi siamo arrivati alle 10:15 da Somma Lombardo. Andrà via dopo mezzogiorno? Sì. Grazie. Sono persone fragili, è per questo, perché se fosse una persona anziana ma senza problemi va bene, ma con le persone fragili non si può. Un attimino di pazienza. Ma è il fatto che sia l'ultimo giorno del 2080 che è così, oppure? Sì, hanno aumentato la quantità ora. Ah, ok. E qui ci sono quelli che non sono potuti venire i giorni scorsi. Sì, poi hanno aggiunto gli insegnanti e anche le persone fragili. E questo è veramente un gran numero. Sì, oggi c'è un po' di assembramento, diciamo che abbiamo fatto quasi un'ora di coda in macchina e adesso siamo arrivati qua e ci hanno detto di aspettare, stanno entrando adesso le 10:30, noi avevamo appuntamento 10:45, adesso sono le 11:19 e poi cioè, ci hanno ristretto tutti in uno spazio non molto grosso, c'è dentro anziani di 90 anni, accompagnatori. E poi dopo se vuoi fare un tiro dentro guardare quanta gente c'è dentro, insomma, ci dicono di non fare assembramenti e poi sono loro i primi che ci inseriscono tutti nello stesso posto, insomma. Da molto che aspettate? È 10:40, dove sono? 11:10 e ancora non l'avete fatto ancora ho solo chiesto di aprire qualche porta in più al vigile, prima gli ho detto guarda, apriamo qualche porta in più che magari circola un po' d'aria, però effettivamente ci sono persone di 90 anni, magari devono stare anche al caldo e quant'altro. Dovete tenere un po' le distanze, per favore. Aspettate solo un attimino che adesso adagio e accontentiamo tutti, eh? Ecco qui, questa è la situazione all'hub di Malpensa, ore e ore anche per questa povera gente. Quindi abbiamo visto Napoli, abbiamo visto Voghera, abbiamo visto l'hub di Malpensa e c'è adesso l'obiettivo da parte del governo di vaccinare l'80% delle persone, della popolazione che lo vorrà, entro l'autunno,
con le prime riaperture, dice il Premier Draghi, ci assumiamo un rischio ragionato, però solo 10 milioni di italiani al momento hanno ricevuto almeno una dose. Siamo davvero indietro. Con le prime riaperture in vista, la campagna vaccinale in Italia entra in una fase cruciale e delicata. Sta andando bene, dice Mario Draghi, con tante sorprese positive e qualcuna negativa, e questo è stato fondamentale per prendere le decisioni. Il Premier sa di assumere un rischio ragionato riaprendo, ma se i comportamenti sono osservati, la possibilità che si torni indietro è molto bassa e in autunno la vaccinazione sarà molto diffusa. L'80% della popolazione, per la precisione, è l'obiettivo del governo. Con i contagi ancora alti e gli ospedali abbastanza pieni, non il quadro ideale per le somministrazioni di massa, lo sforzo inizia a dare i suoi frutti e due soglie psicologiche sono state raggiunte. 10 milioni di italiani hanno ricevuto almeno una dose, un sesto del totale, 4,2 milioni di loro anche il richiamo. Tra gli over 70, over 80 compresi, la percentuale che ha avuto almeno la prima iniezione ha raggiunto il 50%. Insomma, i più fragili e colpiti dal Covid iniziano ad avere una qualche copertura, e il calo dei casi tra gli ultra ottantenni lo dimostra. Una volta coperti anche gli over 60, la seconda fase per i più giovani si prospetta flessibile, con le regioni che potranno decidere a chi dare la priorità, a meno che il governo non imponga il criterio delle fasce d'età. E così con l'Ansa Video abbiamo riepilogato anche la situazione attuale, che però vedete in Piemonte, lo facciamo con la stampa, vede anche qui, quindi non solo in Lombardia, anche in Piemonte ci sono questi problemi, i centri ci sono, i vaccini no, medici di base e privati quasi a secco, e la carenza da AstraZeneca fa esplodere il caso dei fragili esclusi dalle categorie di priorità. Non ci sono abbastanza vaccini, come vedete, in un paese, in una regione che guardano speranzose le prossime riaperture. Con la posizione assunta dal Premier Draghi abbiamo la prova che il nuovo governo ascolta le regioni, commenta il governatore Cirio. Il dato è sempre lo stesso: un'ipoteca sull'andamento della campagna vaccinale che si aggiunge a quella del virus in contrazione ma circolante, e a detta dei medici pronto a rialzare la testa non appena gli verranno concessi nuovi margini di azione. Che la coperta vaccinale sia corta è un dato di fatto, perché le ASL hanno accelerato ieri: 26.963 immunizzati, 4.567 hanno ricevuto la seconda dose. L'ASL di Torino, vedete, da sola ha fatto uno stress test di 7.500 vaccini. In compenso rallentano i medici di famiglia, perché a fronte delle 18.000 dosi attese da AstraZeneca ne hanno ricevute poco più di 6.000, inevitabile le proteste degli assistiti. Adesso abbiamo avuto la garanzia che arriveranno in più da Moderna e da Pfizer. Senza dubbio il problema da AstraZeneca rimane, perché non ha garantito, non ha ottemperato appunto a quella che era a quello che era un vero e proprio contratto, non solo una promessa, un contratto fatto con l'Unione Europea. E intanto l'Italia riapre dal 26 aprile, vedete, torna alla zona gialla, via libera a spettacoli e ristoranti anche di sera, ma anche all'aperto, arriva il pass per spostarsi tra le regioni. Che cosa è accaduto? Vedete, gli studenti di tutte le scuole e le università tornano in presenza, tranne che nelle zone rosse, scrive il TG.com. Il 1° giugno riaprono le palestre anche al chiuso, da luglio che alle fiere, ma resta il coprifuoco almeno al momento alle 22. E quindi viene ripristinato dopo oltre un mese di stop la zona gialla, tanto criticata dagli esperti che abbiamo sentito prima, Crisanti e il professor Galli. Tra questi la possibilità di spostarsi liberamente tra regioni classificate in questo colore e la ripresa di diverse attività, soprattutto all'aperto, a partire dal 26 di aprile. Che cosa è successo? Probabilmente un cambiamento di rotta. E vedete qui il rischio ragionato di Draghi e i dati reali: a aprile 7.300 contagi quotidiani in meno, e in base a questi dati appunto Draghi ieri ha presentato questo nuovo diciamo metodo per poter affrontare il virus, riaprendo pian piano e in zona aperta la nostra Italia. Che cosa dunque può fotografare la proverbiale luce in fondo al tunnel che ha convinto la cabina di regia del governo ad allentare le restrizioni? L'ipotesi: un calo settimanale d'oltre 37.000 nuovi contagi nell'arco di un mese, pari a oltre 7.300 quotidiani, che a ben guardare non sono pochi. Così appunto scrive il Corriere della Sera, che ci mostra anche come appunto i contagi siano in discesa da ormai
5 settimane da quando abbiamo raggiunto il picco con lo screening in pratica quotidiano. Ma aggiunge una cosa al Corriere della Sera: il contropiede del Premier che chiude la partita con il ministro Speranza. Un acuto politologo come Francesco Verderami ha messo proprio, ha evidenziato proprio la linea rigorista sulla pandemia da parte del ministro della Salute Speranza, che non ha retto al pressing del Premier Draghi e alla sua volontà di riaprire il paese, che si era già manifestata a più riprese. Quindi c'è stata questa cabina di regia e sono cambiate un po' le cose. È vero che per ragioni di opportunità politica si è deciso di far passare l'intesa come un accordo unanime, ma altrettanto vero, scrive Verderami, che il Presidente del Consiglio ha dovuto prima superare una difesa arcigna asfissiante, arroccata attorno alla tesi di Speranza e sostenuta anche dal portavoce del Comitato Tecnico Scientifico Brusaferro, secondo la quale era giusto programmare le riaperture ma in vista di maggio e magari per la metà del mese. Raccontano che Draghi nelle riunioni sia sempre più in sintonia con il Presidente del Consiglio Superiore della Sanità e proprio grazie ad una triangolazione con il professor Locatelli abbia aggirato la retroguardia dei rigoristi. D'altronde ci sono dei fatti che hanno portato diciamo il Premier Draghi a cambiare completamente rotta e vengono evidenziati, oltre ai dati che vedete qui di oggi, 15.370 nuovi casi e 310 morti e un tasso di positività sempre più in calo, vengono evidenziati appunto su Repubblica: svolta di Draghi sulle riaperture colpito dal disagio sociale e ora pronto per il PIL. Svolta, ecco appunto, del Premier sulle riaperture. I ministri divisi durante la riunione della cabina di regia: Giorgetti, il ministro del turismo, voleva riaprire dal 19 aprile. Speranza puntava sul 3 maggio, ma riesce a salvare solo il coprifuoco. Cosa vuol dire colpito dal disagio sociale? Vuol dire che non sono passate indifferenti, purtroppo, le immagini dei giorni scorsi, che hanno fatto davvero molto parlare, perché sono venute proprio nel cuore della politica romana, di fronte a Montecitorio, proprio in piazza Montecitorio, gli scontri tra manifestanti e polizia. Non dimentichiamoli. Vogliamo la parola! Adesso qua! Non è stato fatto! Non è stato fatto!
un passo indietro per piacere. Ecco qui, l'abbiamo vista nella sua interezza e nella sua drammaticità, la situazione che abbiamo vissuto davvero in molti nei giorni scorsi e che abbiamo testimoniato anche qui da Pavia 1 TV, la rabbia di tanta gente che è sfociata in questi scontri di piazza di fronte a Montecitorio. La violenza senza dubbio è da condannare, di qualsiasi natura sia, per qualsiasi motivo. Le persone vanno condannate se usano violenza. Le forze dell'ordine non sono lì sicuramente in piazza per farsi picchiare, ma per far rispettare le regole. D'altro lato però dobbiamo considerare che questo paese ormai è messo a ferro e fuoco da una situazione ormai diventata insostenibile. Persone che non hanno ricevuto alcun beneficio dallo Stato, chiamateli in mille modi diversi, ristori, insomma, ristori fa un po' ridere ormai. Come parola, c'è chi ha ricevuto solo il 20%, c'è chi il 30%, c'è chi non ha mai ricevuto nulla e lo abbiamo testimoniato anche noi qui e nelle nostre rubriche informative. Adesso l'Italia è pronta a ripartire, dobbiamo evitare davvero che si possa assistere a nuovi episodi di violenza come quelli che vi ho appena mostrato. Bisogna cercare però di ripartire tutti uniti e tutti cercando di usare prima di tutto il rispetto nei confronti del prossimo, di chi lavora, dei medici, degli infermieri, e gli stessi medici e infermieri devono potersi vaccinare per stare accanto alle persone più fragili, per poterli curare e per far sì che davvero questo paese possa voltare pagina. Tutta Europa, tutto il mondo ha questo bisogno forte in questo momento, visto che siamo rimasti in pratica in stand-by, fermi da più di un anno. Ci auguriamo tutti che le cose possano cambiare affinché davvero queste immagini siano come l'aver toccato il fondo una volta per tutte. E adesso però è ora di ripartire. Grazie, vi auguro buon weekend, buona domenica e ci ritroviamo poi lunedì con i nostri incontri informativi.